Domenica 25 luglio. Sono svegliato di soprassalto da alcuni colpi di artiglieria antiaerea alle 1 precise. Un insieme di ricordi che prendono vita sotto forma di parole, musica e disegni. Un viaggio multimediale nella memoria per raccontare ai giovani, col loro linguaggio, una storia drammatica e potente, personale ma collettiva. È il Diario Ritrovato, spettacolo teatrale andato in scena all'Odeon di Firenze, tratto dalle memorie di Alessandro Smulevich. Sul palco anche il figlio Ermanno, autore del ritrovamento del diario, poi pubblicato sotto forma di libro. Io ho avuto la fortuna di conoscere, e non capita a quasi nessuno, il ragazzo di 20 anni che era mio padre, ma io invece ho conosciuto mio padre adulto, l'uomo che mi ha educato. Invece, leggendo il diario, ho scoperto le angosce. E lui tutte queste cose non ce l'aveva raccontate, il diario era nascosto. Io sapevo un po' le cornici di tutta questa storia, i contorni, ma non quello che è stata la paura, la sofferenza. Quello l'ho scoperto dopo, quando lui era già morto, e per me è stata un'emozione, una dicotomia, una cosa stranissima, ecco. Cerca le cose al loro posto, ricostruisci il passato. Sul palco con Smulevich anche l'attrice Luisa Bosi, che ha fatto da collante fra i vari momenti della storia, mentre sul grande schermo scorrevano i disegni della giovane illustratrice Blu Pieraccioli, accompagnati dalla musica dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze. È un'iniziativa importantissima, come le tante iniziative che mette in campo Unicop, in questo caso in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un'iniziativa che è in un luogo straordinario di socialità, un'iniziativa che tiene insieme la memoria del passato ma riporta anche a un protagonismo dei nostri ragazzi, in modo che quelli che sono ricordi della nostra storia, ricordi che hanno creato una ferita drammatica nel nostro paese e in tutto il mondo, per i ragazzi possano essere rivisti e riraccontati con quelle che sono anche le loro esperienze, per cui con i temi dei diritti e i temi etici di oggi. Inizia la Seconda Guerra Mondiale. 10 giugno 1940. Lo spettacolo si inserisce nell'orbita più ampia di iniziative realizzata da Unicop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in occasione della Giornata della Memoria. Durante questa settimana noi accompagniamo le celebrazioni attraverso una serie di attività esperienziali, quindi in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza Toscano, un open day dove le persone potranno visitare con gli archivisti e scoprire documenti dell'epoca, la liberazione di Firenze, il passaggio del fronte a Firenze e più in generale la vicenda fascista. Con ANED, visite al memoriale, ci è sembrato la cosa migliore con ANED Firenze organizzare le visite per i soci al memoriale delle deportazioni a Gavinana. E poi una novità per noi e credo anche un po' per questa città, uno spettacolo immersivo al rifugio digitale che è un bunker della Seconda Guerra Mondiale reso una galleria immersiva digitale. Per cui lì c'è uno spettacolo che immerge nel clima dell'epoca, le storie sono le storie degli eroi resistenti fiorentini. Non si esauriscono qui le attività messe in campo dalla cooperativa per puntare i riflettori sulla nostra memoria storica, con le iniziative in collaborazione con ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, che terranno banco anche nel 2024. I prossimi appuntamenti, ovviamente, stiamo avviando la nuova edizione dei percorsi della memoria per la città di Firenze, e quindi ancora una volta in collaborazione con Unicop e la Fondazione Il Cuore si scioglie ci apprestiamo a visitare i luoghi che hanno determinato, insomma, la deportazione da Firenze, sia la deportazione politica che la deportazione razziale, razzista, e insieme avviamo questo nuovo anno di collaborazione. L'ultima immagine che rimane della giornata è quella di un teatro pieno di ragazzi che tutti in piedi cantano Bella Ciao, canzone simbolo della resistenza, un momento di catarsi collettiva che ha colpito anche gli insegnanti. Bello, bello, emozionante per noi, e quindi sentire che anche i ragazzi partecipano è interessante.